Benvenuti al focus di approfondimento Real Estate, the question mark for the future. Oggi abbiamo Giulio Licenza, co-founder and chief business development officer per Reviva. Buongiorno Giulio. Ciao Massimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuto. Direi, partiamo subito secchi con, diciamo, per entrare un po' nel vivo della discussione. Di che cosa si occupa Reviva? Allora, Reviva è la prima startup che è specializzata in vivacizzazione d'aste. Tramite un processo che utilizza intelligenza artificiale e marketing esperienziale, aiutiamo servicer, banche e NPL investor ad aumentare il recupero dei loro crediti garantiti. In particolare, ad aggiudicare il 43% di aste in più rispetto alla media dei tribunali. Allora, Reviva si differenzia da altre società del mercato per due caratteristiche principalmente. La prima è la specializzazione. Siamo la prima azienda che si occupa solo di vivacizzazione d'asta, mentre altre aziende lo fanno in una compagine dei servizi più disparati, dove tante volte la vivacizzazione è il fanalino di coda. In secondo luogo, la tecnologia. Siamo una startup innovativa e sviluppiamo tecnologia in-house. Abbiamo un intero team dedicato a data science e sviluppo di tecnologia. Questo ci ha permesso di sviluppare in particolare dei software che ci permettono di analizzare ed estrarre dati dal portale delle vendite pubbliche, quindi quelli che riguardano tutte le aste immobiliari d'Italia. Ci ha permesso di creare un AVM, che è quindi un software che si basa sugli asking price degli immobili posti in vendita del libero mercato, e calcola il valore di mercato degli immobili in asta, e in terzo luogo un algoritmo di intelligenza artificiale che ci permette di prevedere l'esito delle aste. Il risultato di questo processo tecnologico è un aumento delle aggiudicazioni del 43% rispetto alla media dei tribunali e la capacità di segnalare un totale di nominativi di partecipanti che è tendenzialmente 4 volte superiore alla media del mercato dei nostri competitor. Ottimo, grazie. Allora, noi sentiamo parlare spesso di tecnologia, innovazione digitale, fintech, con riferimento magari a segmenti più liquidi come robo advisory, wealth management, i pagamenti. Ma che cosa ha a che fare il fintech con real estate? Funziona anche lì, mercati meno liquidi, come funziona? Allora, giusta domanda Massimo, in realtà penso che ci sia un po' una mancanza di informazione, o meglio è un settore ancora poco esplorato in Italia. Tante volte si intende per fintech soltanto tecnologie di pagamento, nuove carte di credito o open banking. In realtà fintech è anche fortemente collegato al real estate. Reviva, per esempio, è stata classificata dal PropTech Monitor del Politecnico di Milano come fintech real estate, e così diciamo siamo conosciuti, che è il punto d'incontro fra le tecnologie finanziarie e quelle real estate, il PropTech sarebbe. La tecnologia, Massimo, penso che sia lo scalino di evoluzione delle aziende di oggi. Abbiamo visto, siamo tutti testimoni di startup che hanno iniziato a dominare il mercato, ne cito una che conosciamo tutti, a causa del lockdown, Amazon, okay? Che entrano con una tecnologia dirompente e dominano il mercato. Abbiamo tutti esperienza di questa startup. In questo periodo siamo stati chiusi in casa, sicuramente tutti abbiamo comprato qualcosa su quella piattaforma, come allo stesso luogo abbiamo visto delle grandi aziende che non sono state al passo con la tecnologia e con l'innovazione, che sono scomparse. La stessa cosa accade anche nel real estate, cioè se pensiamo rispetto a 10 anni fa quanto è cambiato il mercato immobiliare, guardandoci indietro è incredibile. Parlando di marketing, per esempio 10 anni fa si promuovevano gli immobili in vendita tramite la pubblicità cartacea, sui giornali, sulle riviste, c'era attico una volta, oggi avviene quasi esclusivamente online. È il luogo dove chiunque cerca una casa è abituato ad andare a cercarla. Allo stesso modo, 10 anni fa c'erano per esempio agenzie immobiliari tradizionali, quindi chi aveva bisogno di vendere un immobile si affidava alla classica agenzia di zona. Adesso invece sono arrivate delle agenzie digitali che quindi seguono tutto questo processo in maniera digitale, come Unpal per esempio, o addirittura nemmeno c'è bisogno dell'agenzia immobiliare perché c'è un instant buyer, quindi una società che acquista in maniera sistematica gli immobili e ti acquista direttamente l'immobile entro 30 giorni come Casavo. Quali possono essere delle tecnologie di valore
oggi nel real estate. Allora, di big data si sente parlare tanto, l'analisi dei big data, e penso che è una cosa ormai che dovremmo dare per scontato, anche se in Italia sappiamo che la cultura del dato e la raccolta del dato è sempre una cosa abbastanza complessa e difficile. Quello che penso che possa portare valore aggiunto oggi è davvero l'intelligenza artificiale, che è quella che permette di automatizzare dei processi e soprattutto riesce a condurli in una maniera migliore rispetto all'uomo. Permette in particolar modo di analizzare un dataset enorme, magari di decine, centinaia di migliaia di dati, studiarne una correlazione e predire quello che saranno i risultati futuri. Quindi riesce a analizzare un volume di dati molto superiore all'uomo in tempi molto brevi e in questo modo automatizzare i processi. In altro luogo penso che ci sia ancora tanto da fare in tema di piattaforme specializzate che possono davvero cambiare l'esperienza d'acquisto delle persone che sono abituate ad acquistare degli immobili o comunque chiunque si approccia a questo mercato. Questa è anche un po' l'esperienza che stiamo vivendo con Reviva, dove siamo partiti anche noi dall'analisi dei dati in primo luogo e di questa cultura del dato che ci caratterizza, estraendo i dati da portare alle vendite pubbliche e i dati del mercato immobiliare. Questo ci ha permesso di creare appunto in primo luogo un software che ci permette di raccogliere, pulire e analizzare tutti i dati delle aste, in secondo luogo anche quelli del libero mercato, prendendo gli asking price degli immobili che sono posti in vendita su tutte le piattaforme, riusciamo ad avere un calcolo del valore di mercato degli immobili, quindi analisi del portale delle vendite pubbliche e una VM che ci permette di valutare gli immobili. Un'altra cosa, appunto, grazie al nostro focus sulla raccolta e la gestione dei dati, abbiamo sempre avuto la cultura anche di raccogliere ogni dato del nostro processo lavorativo. Quindi tutti gli immobili che passano attraverso il processo di Reviva, raccogliamo ogni dato riguardo alla commercializzazione, le visualizzazioni degli annunci, le telefonate, le mail, ogni dato che sia utile per capire qual è l'andamento e cosa possiamo aspettarci dalle vendite. E proprio tutta questa raccolta di dati che ci ha permesso poi di utilizzarli nell'algoritmo di intelligenza artificiale, che appunto studia la correlazione di tutti questi dati con l'esito aggiudicazione a deserta, ed è quello che ad oggi guida il processo di Reviva. Ed è quello che ci ha permesso e ci permette di raggiungere un più 43% di aggiudicazione. Questo in primo luogo a livello di sviluppo di software. In secondo luogo anche piattaforme specializzate ha fatto parte del nostro percorso. In primo luogo abbiamo creato la piattaforma Reviva, che è dove mettiamo in contatto gli immobili a garanzia degli NPL che ci affidano i service ai nostri clienti con un network di professionisti immobiliari, di vivacizzatori, li chiamiamo. Quindi la piattaforma Reviva, e adesso stiamo sviluppando anche un'altra release che penso che uscirà verso fine anno, di un'altra piattaforma che però adesso non posso dare tante informazioni. Una cosa importante che spesso sento fare confusione è che la tecnologia è un mezzo, non è un obiettivo. Sento da tempo grandi aziende anche che parlano di mesi e mesi di beta testing di software o che hanno coinvolto super professori, università di tutto il mondo. Penso che sia necessario sì sviluppare la tecnologia in maniera efficace, ma poi quello che è più importante è come integrarla nel processo. La tecnologia è uno strumento per raggiungere un risultato, che nel nostro caso è vendere più immobili. Non è l'obiettivo. Sviluppato la tecnologia non ho raggiunto nessun obiettivo, è lo strumento per raggiungere i determinati obiettivi commerciali. Nel nostro caso, vivacizzare più aste. Quindi questo Ottimo. È un po' un panorama tecnologico che penso di valore nel real estate oggi. Ottimo. Allora, domanda diciamo un po' ineludibile è quella afferente di conseguenze per il mercato real estate della, diciamo, del lockdown e quindi la crisi che abbiamo assunto. Dal vostro punto di vista ci saranno effetti di carattere permanente, effetti solamente transitori? Come impatta il lockdown, la crisi, il meno 10% dello Stato sul mercato real estate e soprattutto se si tratta di un impatto
che durerà oppure che verrà riassorbito nel tempo? Giusta domanda, Massimo. Allora, sì, diciamo che si parla tanto adesso in questo periodo di cosa succederà nel real estate. Penso che l'unica cosa di cui abbiamo certezza è del fatto che ci sarà un calo delle compravendite, che è fisiologico, e ragionevolmente anche una flessione dei prezzi. Questo penso che siano le uniche certezze che abbiamo. Poi per quanto riguarda la mia opinione personale, penso che questa esperienza di lockdown ci abbia insegnato qualcosa. Ha insegnato in primo luogo alle aziende che è possibile anche lavorare da casa. Cioè, per esempio, noi come startup abbiamo già più cultura dello smart working e siamo abituati a metterlo in pratica da sempre. Per le grandi aziende magari è una cosa che è un po' un passaggio un po' ostico. Questo periodo ha insegnato alle aziende che è possibile farlo e anzi si sono impegnate a renderlo possibile nel giro di pochi giorni, e i privati ha fatto sì che la loro casa diventasse anche il luogo di lavoro. Ora, ci sono tante teorie, c'è qualcuno che dice che adesso, visto che le persone sono state chiuse in casa tutto questo tempo, ne hanno fatto sia il luogo dove vivono che il luogo dove lavorano, probabilmente preferiranno acquistare degli immobili un po' più grandi, appunto dovuto all'esperienza di starci 2 mesi dentro, vorranno degli immobili un po' più grandi, sacrificando magari un po' la posizione, quindi spostandosi un po' più in periferia, in provincia, per acquistare degli immobili di maggior dimensioni. O per esempio un'altra cosa che, di cui si parla è che le aziende preferiranno degli uffici più piccoli grazie allo smart working, che quindi gli permetterà di non avere tutto il personale in ufficio tutti i giorni. Allora, per quanto riguarda la mia opinione personale, penso che sia vero che i privati possano preferire un immobile più grande, però penso che sia una cosa nel breve termine. Come dicevi tu, sono cose trend duraturi o trend passeggeri. Penso che questa tendenza è inevitabile, che i privati siano portati a acquistare immobili più grandi, però che sia transitoria, perché i privati sono quelli maggiormente influenzati da driver emotivi più delle aziende, quindi vissuta questa esperienza 2 mesi dove casa è stato anche luogo di lavoro, cercheranno degli immobili un po' più grandi per riuscire a fare entrambe le cose. Passato questo periodo, che si ritornerà un po' alla volta alle stesse routine, torneranno un po' ad avere le stesse preferenze, secondo la mia opinione. Se guardiamo nel lungo termine, dovremo pensare alle aziende. Cioè, le aziende sono guidate più da driver economici, no? Quindi sicuramente vedono il beneficio di dire utilizzo un ufficio più piccolo, però permetto a, che ne so, i commerciali o tutto quel team che normalmente è già fuori sede di lavorare da casa e a rotazione venire in ufficio, in modo da non aver bisogno di aumentare le postazioni di lavoro. Quindi i benefici economici sono evidenti, bisogna vedere se hanno avuto anche beneficio da questa esperienza di lavoro da casa. Quindi, cioè, è un passaggio che è stato obbligatorio, ma non è sempre stato tutto semplice, quindi magari bisogna vedere come vedono il management dell'azienda questa esperienza, se ha funzionato per loro lo smart working o se è stata un'esperienza negativa. Se fosse stata positiva, potrebbero appunto preferire magari le aziende che sono in crescita di dire, anziché prendere un ufficio con 100 postazioni in più, rimango nello stesso, permetto a una parte del team di venire in ufficio di rotazione, quindi non cambiare ufficio più grande e contenere i costi. In quel caso, allora, anche per i privati potrebbe continuare questo trend. Cioè, se il trend dello smart working continua, allora le persone potrebbero preferire rimanere in periferia, in provincia, in favore di un immobile più grande. E questo potrebbe far sì che ci sia questo spostamento, diciamo, anche un po' più periferico e verso le province in favore di immobili più grandi. Quindi, diciamo, in sintesi, per capire un po' quello che succederà, secondo me dobbiamo tenere gli occhi puntati sulle aziende per vedere da che parte tenderà il mercato. Ottimo, grazie mille. Allora andiamo un po' a chiudere con chiaramente una domanda ovvia, che è quella, diciamo, un po' conclusiva, che è la percezione di quelle, diciamo, di come sarà il post-lockdown e quindi gli effetti della crisi per quello che è chiaramente il vostro core business, che è il segmento delle aste immobiliari. Quindi sostanzialmente, al di là, diciamo, del blocco, vedendo insomma un po' la ripresa, se vi attendete qualche effetto sui volumi, sui prezzi, periodo per diciamo ritornare a uno stadio di normalità precedente, no? Quali sono le prospettive del segmento delle aste?
Allora, grazie Massimo. Abbiamo visto, in base ai nostri analisi sui dati del portale delle vendite pubbliche, che il periodo pre-lockdown del 2020 aveva segnato un più 15% di aste immobiliari, segno che comunque i tribunali continuano ad efficientarsi e far sì che le procedure siano un po' più veloci, almeno nelle vendite. Cosa che ovviamente questo aumento si è azzerato nel momento in cui c'è stato l'ingresso al lockdown, che se guardiamo poi i dati del semestre c'è stato un meno 62% rispetto al primo semestre 2019, in particolare anche dovuto al disordine che c'è stato nei tribunali. Nel senso, appena iniziato il lockdown ci sono stati tribunali che hanno sospeso le attività fino per magari 3 settimane e altri tribunali che le avevano già sospese fino a settembre. Per il secondo semestre 2020, cosa mi immagino è che ci sarà ancora un calo rispetto al 2019, sempre a causa del disordine dei tribunali, che sono disordinati anche in tema della ripartenza. Nel senso, quello che vediamo, che osserviamo oggi, è che ancora ci sono tanti tribunali che si guardano attorno e vedono chi si muove come per cercare di capire chi fa cosa, e in realtà le aste sono fissate ancora in maniera molto progressiva, molto lenta. Immagino che torneremo verso la normalità da ottobre in poi. Proprio che parlare dell'andamento dei tribunali, secondo me è interessante focalizzarci su un argomento, che il rapporto fra le compravendite nel libero mercato e le aggiudicazioni è di circa 1 a 10. Quindi a fronte di 2019 quasi 600.000 compravendite residenziali, in asta le aggiudicazioni sono state di circa 60.000. Quindi penso che la grande sfida del mercato di stress sia quella non di preoccuparsi di ingrandire la torta del mercato immobiliare, ma di ingrandire la fetta di persone che acquistano immobili tramite l'asta giudiziaria. Soprattutto in questo periodo che abbiamo visto nelle scorse settimane, PwC ha fatto una stima di quelli che saranno i nuovi flussi di NPE e ha stimato 60 fino a 100 billion di nuovi NPE di fronte a un recuperato anno di circa 2,5 billion secondo il Market Watch di IFIS. Quindi possiamo capire qual è la portata della nuova crisi che sta arrivando, del nuovo flow di NPL e quanto potenzialmente può durare. Soprattutto in questo periodo, per queste condizioni, c'è bisogno di portare maggiore interesse in questo mercato. Perché infatti, vedendo questo rapporto fra aggiudicazioni e mercato immobiliare, significherebbe che portare solo 2 persone da acquistare un immobile nel libero mercato ad aggiudicarlo in asta significherebbe avere un aumento del 20% delle aggiudicazioni. Quindi potrebbe avere un effetto leva. Cosa c'è bisogno per fare questo? In primo luogo ci vuole una forte comunicazione da parte di player davvero specializzati nel mondo delle aste, che sappiamo che questa è una grande carenza e c'è ancora un po' di diffidenza in questo mercato e non viene fatta una comunicazione adatta e da qualcuno davvero specializzato in quel mercato. In secondo luogo, c'è bisogno davvero di cambiare l'esperienza d'acquisto delle persone che acquistano un immobile in asta. Prima di tutto, coinvolgendo i privati, che tante volte sono lontani, non conoscono e hanno ancora delle vecchie credenze su questo settore, creando delle piattaforme che siano specializzate sulle aste immobiliari e fruibili. Sappiamo che, per esempio, il portale delle vendite pubbliche è assolutamente non fruibile per i privati, si fa fatica addirittura a individuare gli immobili con asta futura, non si riescono ad avere delle foto, non si hanno le superfici in metri quadri, quindi non ci sono tutte quelle caratteristiche che una persona che cerca casa deve avere su una piattaforma. Quindi, in primo luogo sui privati e in secondo luogo anche sui professionisti. Bisogna dare degli incentivi reali ai professionisti che lavorano alle aste per far sì che aumentino le aggiudicazioni. Pensiamo, ci sono tante catene di agenzie immobiliari che magari lavorano alle aste, che devono pagare grandi fee d'ingresso per entrare in un network, e tutto questo sono dei grandi ostacoli in questo mercato. Inoltre, sono costretti anche a trovare un aggiudicatario per riuscire a guadagnare da questo business. Riuscire a trovare degli incentivi reali, come per esempio riusciamo a fare con Reviva, quindi riconoscere delle fees per tutte le aste a cui un professionista porta un partecipante,
riesce ad aumentare l'aggiudicazione, quindi bisogna coinvolgere di più questo target. Penso che questo possa avere un effetto leva che ci permette di partire alla grande anche dopo il Covid. Grazie mille per la partecipazione. Questo era il Focus Real Estate ? For the Future. Con noi Giulio Licenza, co-founder, Chief Business Development Officer per Reviva. Grazie Giulio. Grazie Massimo, grazie a tutti. Arrivederci, buona giornata.